Visita in Puglia e a Trani per l'ambasciatore di Israele in Italia, accompagnato dal console onorario di Israele in Puglia. L'ambasciatore è stato ricevuto nel centro storico della città tranese dal prefetto della provincia di Barletta Andrea Trani, Maurizio Valiante, e dal sindaco della città, Amedeo Bottaro, che lo ha condotto alla scoperta dell'antico quartiere ebraico di Trani, dove esistevano ben quattro sinagoghe. Della visita di Sua Eccellenza l'ambasciatore. Siamo felici soprattutto di aver fatto visitare le bellezze della nostra città e soprattutto il cuore di una grande cultura come quella ebraica che nella nostra città ha lasciato delle tracce importanti. A noi care, a me particolarmente, perché il posto in cui vivo, sono felice che ho potuto visitare e toccare con mano quella che è la storia di questa città e di una grande cultura, di una grande popolazione come quella ebraica. Tra i luoghi visitati la sinagoga Scolanova, ma anche la cattedrale romanica di San Nicola Pellegrino. Al termine della visita e di un breve momento conviviale, vi è stato uno scambio conclusivo di doni tra le delegazioni.